Chi di voi ha mai visto o conosce questo pesce qui? Proviamo a fare per alzata di mano, ok? Magari qualcuno l'ha visto per mare, altri lo conoscono. Bene, dai, guardatevi intorno, tenete la mano alzata. Quanti l'hanno alzata? Ok, perfetto. Qualche mano su. Per chi di voi non lo conoscesse, ve lo dico subito. Questo qui è il pesce luna. È il più grande pesce osseo che esiste sulla Terra, quindi un pesce con le spine. Questo pesce è una visione molto comune per chi vive il mare. Spesso lui nuota molto lentamente e quindi animali e altre alghe gli si attaccano sulla superficie del corpo. E allora lui, che è molto furbo per liberarsene, si sdraia di lato sulla superficie del mare a prendere proprio il sole, aspettando che i raggi solari brucino questi animali oppure che altri animali come i gabbiani li possano mangiare. Perché poi alla fine non ho ancora ben capito se per pigrizia o per astuzia la natura trova sempre le soluzioni più pratiche. Dovremmo veramente prenderla come esempio. Molti di voi oggi hanno alzato la mano. È vero, perché il pesce luna, con le sue pinne che sembrano un po' quelle di uno squalo, è un pesce che si vede spesso da chi naviga il mare. Eppure questo pallino grigio qui ci dice tutt'altro. Questo bollino viene dalla lista rossa dell'IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, dove tutte le specie esistenti sulla Terra vengono classificate in non a rischio o in pericolo, in via di estinzione. Il pesce luna, però, come più di 13.000 altre specie solamente nel Mar Mediterraneo, rientra in quest'altra categoria, data deficient, data carenti. Ciò vuol dire che la comunità scientifica non ha abbastanza informazioni, seppur sia un pesce che si avvista spesso, per sapere se questo animale è in via di estinzione oppure no. Solamente nel Mar Mediterraneo una ogni sei specie marine rientrano in questa categoria. E se non sappiamo dove sono e come stanno, non possiamo proteggerle. Il mare è grandissimo, lo sappiamo bene, copre il 71% della superficie del nostro pianeta, è profondo in alcuni luoghi più di 10 chilometri. Eppure, gli scienziati stimano che ne abbiamo scoperto ed esplorato meno del 5%. E ancora, solamente nel Mediterraneo, delle specie marine sono 2.000 le nuove specie che ogni giorno e ogni anno aggiungiamo ai nostri registri. Un mare grandissimo, che però non conosciamo molto bene, è essenziale alla vita. E forse è proprio questo che ha sempre attratto del mare un po', l'ignoto, il mistero, il fatto di non conoscerlo molto bene. Alla fine tutti i numeri di cui ho appena parlato non sono altro che un modo che la scienza ci dà per avvicinarci un po' di più a questo mistero, che però da sempre ha ispirato la storia e la letteratura. Gli antichi greci e i romani, per esempio, non riuscivano a darsi spiegazioni alle grandi masse d'acqua che mandavano le navi a scogli improvvisamente, che oggi sappiamo sono le correnti. E allora, un po' per rispondere alle loro domande, si inventavano storie e leggende di mostri marini, come per esempio quello di Scilla e Caridi. Tra l'altro, io a Scilla, un piccolo paesino in Calabria, non in Sicilia, Messina, ci sono proprio cresciuta, tra questi scogli qui. È un po' forse come facevo Omero, guardando le correnti e narrando di sirene. Io guardavo queste correnti veloci come autostrade che lasciavano quasi la scia negli scogli, e questi scogli che in anno cambiavano posizione con le mareggiate invernali. Ero curiosa ed estremamente affamata di avvicinarmi un po' di più a questo mistero. Amavo i libri di storia e letteratura, però a un certo punto quelle parole non mi sono bastate più. E allora, per cercare di dare risposta alle mie domande, ho deciso di rivolgermi alla scienza. Nei miei studi tra il Galles e l'Inghilterra, ho avuto l'onore di avere accanto a me una persona che ha cercato di dare risposte, anzi ne ha trovate qualcuna, ad alcune delle domande più misteriose della biologia marina, quella dei mari profondi. Nel 2018 sono diventata assistente di ricerca della dottoressa Eve Southworth, che vedete qui, un mito della biologia marina internazionale, in tutto il mondo. Lei, alla veneranda età di 87 anni, con il suo carrellino, ogni giorno continuava a recarsi presso l'Associazione di Biologia Marina Inglese per fare ricerca. Negli anni 70 il governo inglese diceva: dobbiamo proteggere i mari profondi. E allora Eve e tutto il suo team di ricerca partivano per spedizioni nei canyon più profondi e misteriosi della Norvegia. Andavano a raccogliere campioni, a scattare foto, ma soprattutto
a raccogliere dati, informazioni. Io scannerizzavo, aiutavo Yves a catalogare queste foto, sognando anche un po' su quelle storie di spedizioni. Lavorare accanto a lei è stato bellissimo, però c'è una cosa che lei ripeteva spesso che continua a riecheggiare tutt'oggi nella mia mente. Lei diceva: cercare di proteggere il mare, senza però avere dati, informazioni per capirlo, è un po' come cercare di guarire una malattia che però non conosciamo davvero. I dati, infatti, sono il linguaggio che abbiamo a disposizione per interpretare il mondo che ci circonda e di conseguenza capire il modo migliore per poterlo proteggere. Non serve essere un esperto per capire la gravità di un grafico del genere, i cui colori sempre più scuri ci mostrano la velocità di riscaldamento dell'oceano a livello storico, attuale e futuro. E non solo, anche sulla superficie, sotto i 200 metri e sotto i 1000. La situazione è gravissima. Ci fa vedere veramente l'imminenza della crisi climatica attualmente in atto. Però questa gradazione di colori ci aiuta anche a guidare le nostre azioni future, a regolare le vele. Infatti, su un report come questo della Committee Internazionale per i Cambiamenti Climatici si basano tutte le nostre leggi, legislazioni e azioni per mitigare la crisi climatica in atto. E alla fine, report come questi non sono altro che un mucchio di dati raccolti da ricercatori, da stazioni di ricerca, da navi da ricerca, che messi all'interno di un computer ci ritornano indietro scenari come questi, come per esempio fanno anche le previsioni meteorologiche. E questi scenari ci aiutano a guidare le nostre leggi, che di conseguenza hanno un'influenza sulle azioni che compiamo ogni giorno. Però, come dicevamo prima, il mare è grande. E per avere degli scenari accurati ci servirebbero veramente tanti dati. E gli scienziati come Yves in realtà non sono tanti, anzi sono veramente, veramente pochi. Ma allora, com'è che possiamo raccogliere tutti i dati di cui abbiamo bisogno per proteggere la vastità dell'oceano? Prendiamo una regata. Tante barche che si sfidano a chi va più veloce sfruttando la forza del vento. Se guardassimo il sistema di geolocalizzazione alla fine di tutte le competizioni, spesso ci ritroveremo immagini del genere. Una serie di scie colorate, che poi sono le scie della barca, che si intersecano e coprono spesso aree vastissime. Adesso immaginate se ognuna di queste barche, mentre naviga, avesse a bordo dei sistemi per monitorare il mare mentre veleggia. Avrebbero raccolto dati e informazioni utilissime per proteggere un ambiente che li fa stare bene mentre praticano lo sport che amano. Questo può essere applicato a qualsiasi sport. È un numero innumerevole di connessioni in cui le persone che vivono il mare attraverso gli sport all'aria aperta diventano gli occhi e le mani di cui la scienza ha bisogno. Adesso non è che questa pratica l'ho inventata proprio io, si chiama Citizen Science, scienza del cittadino, e risale circa agli anni 80 quando è stata inserita nel dizionario, banalmente. A me piace pensare però che connessioni come queste, giochi di squadra tra gli sportivi e gli scienziati, siano un po' come funziona un ecosistema marino, in cui ognuno, ogni specie, ogni animale ha un ruolo ben preciso, che però non gioca solamente per il suo benessere, ma per il benessere di tutto l'ecosistema. Il gioco è proprio fare le connessioni giuste. Ed è quello che stiamo facendo nella startup che abbiamo creato proprio qui a Genova, dove connettiamo chi ama e vive il mare con chi lo ama e lo studia per proteggerlo. Ve lo dico in parole povere. Avete presente Tinder, l'applicazione di dating? Sì, chi dice no non ci credo. Esatto, però invece di trovare, diciamo, il compagno della vostra vita, noi connettiamo gli scienziati che ci dicono di che dati hanno bisogno con gli sportivi che vivono il mare ogni giorno che li possono raccogliere. Win-win. Per esempio, gli scienziati ci dicono che hanno bisogno di dati sul pesce luna o su altri animali di cui non conosciamo la loro distribuzione, dove sono più fragili, dove si riproducono. E allora noi insegniamo alle persone che vivono il mare attraverso gli sport, come l'apnea, la vela, la subacquea, il kayak, chi più ne ha più ne metta, come identificare questi animali, farci sapere dove sono, in quanti sono, cosa stanno facendo, e di conseguenza noi possiamo guidare gli scienziati per i luoghi dove questi animali sono più fragili. O ancora,
Di plastica in mare se ne parla tantissimo. Però spesso le grandi navi da ricerca non riescono ad avvicinarsi alla costa, per esempio alla foce dei fiumi o vicino alle nostre città dove l'inquinamento potrebbe essere anche maggiore. E quindi noi cosa facciamo? Ci trasciniamo dietro i nostri kayak delle piccole reti da monitoraggio che rastrellano il mare alla ricerca di piccoli frammenti di plastica, microplastiche. Noi poi li mandiamo agli scienziati che ci fanno sapere di che materiale sono fatti. Le contano e quindi cerchiamo di arginare i danni. O ancora, ritornando alle barchette della regata. Questa qui è gin tonic. Se state cercando un drink, non lo troverete perché sto parlando della barca. È una piccola barca di 6 metri e mezzo, un poco più grande di un kayak, forse neanche la lunghezza della scritta TEDx Genova. Una piccola barca che proprio in questo periodo, il prossimo anno, attraverserà l'Oceano Atlantico portando a bordo non solo il suo velista da solo, ma anche una serie di piccoli sensori da monitoraggio che potrebbero essere utilizzati su tutte le barche in futuro. Una piccola barca che però potrebbe contribuire a rendere più accurati i grandi report sui cambiamenti climatici e di conseguenza influenzare le azioni che compiamo ogni giorno. Tanti sport che ci fanno stare bene. Per tanti dati che permettono a noi e al mare di stare meglio. E tra l'altro, i dati che abbiamo raccolto finora ci dicono che se agiamo adesso siamo ancora in tempo. Nel 2020 i maggiori scienziati del mare di tutta Europa si sono riuniti, hanno preso tutti i dati di cui avevano a disposizione sul mare, li hanno messi in un computer e hanno pubblicato questo articolo, che con una sola frase ha ridato speranza a tutta la comunità di scienziati internazionale. Loro sostengono che un sostanziale ricovero dell'abbondanza, struttura e funzione della vita marina potrebbe essere raggiunto entro il 2050 se, giustamente, le maggiori pressioni, incluse il cambiamento climatico, saranno mitigate. E questo è possibile perché il mare è estremamente resiliente. Un po' come ci sta dando una serie di campanelli d'allarme che le cose non stanno tantissimo andando nel verso giusto. Se gliene viene data la possibilità, lasciandolo anche un attimino stare, lui si riorganizza sempre per permettere la vita. Quando da piccola guardavo i miei scogli, che si spostavano con le mareggiate, notavo spesso come le parti scoperte degli scogli si riempivano di alghe e di altri animali nel momento in cui venivano toccate dall'acqua salata. Perché alla fine, se ci pensate, facciamo uno sforzo di immaginazione, tutto quello che mettiamo in acqua, prima o poi a un certo punto prende vita. Pensate al sotto di una boa o a una barca ferma in porto. O anche noi. Io sinceramente, ogni volta che mi tuffo in acqua, mi sento di prendere un po' vita. E forse la chiave per proteggere il mare sta proprio qui. Nel tornare a tuffarci nell'acqua salata che ci fa stare così bene. Con curiosità, però, avvicinandoci sempre un po' di più a quel mistero. Il naturalista David Attenborough, in uno dei suoi documentari, penso abbia riassunto questo pensiero molto molto bene, dicendo che nessuno proteggerà quello che non gli interessa e a nessuno interesserà quello che non hanno mai realmente vissuto. E se i dati sono lo strumento che abbiamo a disposizione per proteggere il mare, allora andiamolo a vivere questo mare tutti insieme, facendo lo sport che ci piace di più. E mentre ci divertiamo, ricordiamoci che tutti possiamo partecipare e raccogliere insieme veramente un mare di dati. Grazie.